Buongiorno Davido e chiudiamo oggi la vicenda dell'hack di LastPass, visto che la seguiamo in questo podcast fin dalle origini, mi sembra giusto dargli una chiusura. È stata praticamente una trilogia che possiamo forse concludere oggi con questo terzo atto che ci viene offerto dall'azienda stessa che attraverso un comunicato ufficiale sul suo sito ci spiega con un post intitolato Incident 2 Additional Details of the Attack come gli attaccanti hanno avuto accesso ai sistemi di LastPass nel secondo attacco, quello più grave che aveva fatto seguito al primo attacco dello scorso agosto. Se non vi ricordate le puntate precedenti, vi basti sapere che lo scorso agosto LastPass aveva notificato di un security incident in cui degli agenti esterni erano riusciti ad accedere all'ambiente di sviluppo e rubare il codice sorgente ed alcune informazioni tecniche. Poi a ottobre un secondo attacco aveva portato invece l'accesso al cloud storage della compagnia, in cui con purtroppo poca dovizia di dettagli abbiamo saputo che gli attaccanti hanno avuto accesso a certi elementi di informazione degli utenti, quindi evidentemente dati di produzione. Questo secondo attacco è stato poi dettagliato un po' meglio in un altro post ufficiale, in cui abbiamo saputo che sfruttando i dati esfiltrati dal primo attacco gli attaccanti hanno acceduto ai sistemi nel secondo attacco e che questi contenevano backup di dati di produzione. Non si sa di quali utenti né quanto vecchi fossero, ma si sa che la master password, cioè quella che serve a decrittare le password degli utenti, non è salvata su nessun server, quindi è al riparo, ma anche che gli altri dati delle entry del database, quindi nome, numero di telefono, indirizzi IP, quelli non sono criptati e quindi sono andati tranquillamente nelle mani degli attaccanti. Ora possiamo provare a mettere un punto a questa storia, perché ieri sul sito support, quindi non sul blog ufficiale ma sull'help desk praticamente, questo continuo a trovarlo una cattiva pratica perché questo articolo te lo devi andare a cercare, non è tra gli aggiornamenti ufficiali che invece non ne fanno menzione. Comunque, su una pagina del sito support hanno pubblicato un resoconto dell'indagine sul secondo attacco e possiamo capire meglio come sono andate le cose. Abbiamo intanto la conferma che l'intrusione di ottobre è stata compiuta usando dati che gli attaccanti avevano rubato ad agosto, quindi i due attacchi sono direttamente collegati. Gli attaccanti hanno rubato le credenziali di accesso al cloud storage AWS a un senior DevOps engineer e questo inizialmente ha beffato gli alert di sicurezza, perché era difficile stabilire quali accessi fossero legittimi e quali no, avendo appunto le credenziali corrette. A un certo punto AWS Guard Duty Alerts ha lanciato un allarme per attività anomala quando l'attaccante ha provato a usare il suo ruolo IAM, quindi Identity Access Management, per eseguire operazioni non autorizzate. Per poter accedere ai dati sul bucket S3, cioè appunto i dati di produzione degli utenti che sono ovviamente criptati, l'attaccante aveva bisogno dell'access key di AWS e delle chiavi di decrittazione di LastPass. Durante il primo attacco sono state sottratte le credenziali AWS, ma le chiavi di decrittazione erano disponibili soltanto in due luoghi: uno store key value isolato e sicuro usato per condividere le informazioni di accesso tra gli sviluppatori, oppure una serie di cartelle condivise in un vault del password manager usate solo dai DevOps engineer per fare attività con privilegi di amministrazione sugli ambienti. A queste cartelle possono accedere solamente 4 DevOps in tutta LastPass e le indagini hanno rivelato che le chiavi sono state proprio ottenute rubando i dati a uno di questi, entrando nel computer di casa dell'engineer sfruttando una vulnerabilità di un altro software di terze parti che non viene nominato ma definito solo Media Software Package. Ma poi Ars Technica ha rivelato che dovrebbe trattarsi di Plex, questo non è ancora confermato, comunque che ha consentito remote code execution e ha permesso di installare un keylogger. A quel punto è stato facile recuperare la master password del malcapitato DevOps e entrare nel vault di LastPass, esportare quindi le entry delle cartelle condivise con le note e le chiavi di decrittazione usate poi per accedere al bucket S3 con i backup di produzione, oltre ad altre risorse in cloud e backup di database definiti critici. Segue a questo punto l'elenco delle attività che LastPass ha eseguito durante e dopo l'investigazione, come ad esempio il rafforzamento della sicurezza dell'home network del DevOps engineer responsabile, la rotazione delle credenziali, il rafforzamento della sicurezza su AWS S3 e un generale aggiustamento delle policy di threat detection con ulteriori servizi automatici e analytics custom. A tutto questo si aggiungono due cose: un altro articolo sul sito support con l'elenco completo dei dati esfiltrati degli attaccanti, e si vede che c'è proprio tutto, si vede anche cosa è criptato e cosa no, e qui Bleeping Computer fa notare ancora una volta che queste pagine sono pagine HTML che hanno dei tag che impediscono ai motori di ricerca di indicizzarle, mossa diciamo non molto simpatica come sempre. E poi ha pubblicato anche una nota su PDF, per qualche motivo, nota firmata dal CEO Karim Tuba, con ulteriori dettagli sui due incidenti e altre raccomandazioni sulle azioni da intraprendere lato utente. Qui per fortuna Tuba, che guida
guida LastPass da aprile 2022, ha anche ammesso la propria responsabilità nel non aver comunicato in modo tempestivo e completo i dettagli degli eventi e promette maggiore trasparenza per il futuro, cominciando proprio da questo comunicato. Ora, questi sono i fatti. Questo chiude un capitolo infelice della cyber security e della comunicazione con i propri clienti, probabilmente almeno lo chiude. Mi sembrava giusto, visto che abbiamo seguito tutta la storia fino ad oggi, dargli questa giusta conclusione. Penso che ci abbia insegnato molte cose, specialmente una, direi. Cioè, sapete quando i clienti, soprattutto quelli un pochino più strutturati, chiedono di usare solo device aziendali, connettersi solo via VPN, non installare alcun software di terze parti, ma solo quelli autorizzati? Ecco, forse ora, a memory di questa storia, possiamo essere un po' più consapevoli delle loro ragioni. Per il resto, voi comunque continuate a ruotare spesso le vostre password, giudicate voi se vi piace la linea comunicativa tenuta ora da LastPass. Spero che non torneremo presto su questo argomento. Intanto vi ringrazio di aver seguito fin qui. Oggi è uscito anche il nuovo episodio di Continuous Delivery, abbiamo parlato di Open Source Initiative con ospiti eccezionali, quindi andate a darci un'occhiata e buon, ho finito. Ciao.